di Papa arriveranno 100 migranti scesi dalla 18 entro metà settimana alla trasmissione degli atti dell'inchiesta contro Salvini alla sezione palermitana del Tribunale dei Ministri. Caso 18 Salvini, l'inchiesta sarà un boomerang per i magistrati, non voglio l'immunità, Di Maio il governo difende gli italiani, il PD hanno fallito. Papa Francesco, se i migranti non si possono integrare è meglio non riceverli, e poi sulle accuse di ritardi nella lotta alla pedofilia dice leggete bene le carte e valutate. Tre morti, compreso l'assassino, e 11 feriti in una sparatoria avvenuta ieri durante un torneo di videogiochi a Jacksonville, in Florida, una città funestata da scontri fra gang. L'ONU chiede l'incriminazione dei militari birmani per genocidio e crimini di guerra per le violenze sui Rohingya. Aung San Suu Kyi, accusata di non aver impedito quanto accaduto. Ancora nubi fragili al sud, evacuato un camping nel Gargano, numerose auto danneggiate dalla grandine. Torna il bel tempo nelle prossime ore, ma la tregua durerà solo fino a venerdì. L'Inter si fa rimontare dal Torino che pareggia al Meazza, goleada della Fiorentina, tre squadre in testa alla classifica con Juve e Napoli, la sorpresa SPAL, stasera Roma-Atalanta. Scatta oggi l'obbligo di indicare in etichetta l'origine dei derivati del pomodoro, per salse, concentrati e conserve dovrà essere chiaro il paese di origine e di trasformazione. Serata evento all'Arena di Verona che omaggia Giuseppe Verdi, brani del Trovatore, Rigoletto, Traviata, eseguiti da grandi star e da giovani promesse della lirica. Buongiorno dal TG2, apriamo con l'inchiesta sul trattamento dei migranti a bordo della nave Diciotti.